Guardi, ieri ad esempio abbiamo affrontato come primo punto il caso Fiat. Il 5 febbraio c'era stato un tavolo tecnico organizzato presso il Ministero con i sindacati e la Fiat. La Fiat cincischia, usa dei termini degni della migliore diplomazia. Vediamo di accompagnare i lavoratori verso il reimpiego sicuro, non siamo contrari a che gruppi internazionali subentrino. Possiamo cedere lo stabilimento, laddove cedere non si capisce se vuol dire regalare, vendere, cosa farci, cosa non farci, eccetera. Allora io e altri abbiamo detto, vediamo di mettere nero su bianco, quindi per iscritto, le disponibilità a fare che. Noi ieri sera abbiamo rideliberato che siamo pronti a investire, valutabili attorno a 350 milioni di euro, fondi per la ricerca, per le infrastrutture. Il porto è utilizzabilissimo. Se serve, siamo pronti anche a far costruire dei capannoni. Tutto quello che è necessario. In un momento nel quale, tra fondi strutturali, fondo FAS, credito d'imposta, come dire, un investimento in Sicilia torna ad essere più che conveniente. E poi anche abbiamo precluso, ci siamo impegnati a precludere la volontà eventuale, a impedire, cioè, che la Fiat o chi pensi di cedere lo stabilimento all'IKEA o a chi si vuole, grande distribuzione organizzata che grazie a Dio in Sicilia non manca e che fa un grande danno al piccolo commercio e alla produzione. Sono le due cose e i due contributi che stiamo dando intanto. Vedremo. Quale di queste 7, 8, 10 proposte, lo vedrà intanto in Vitalia, c'era il professore Arcuri l'altro giorno presente al Ministero, vedrà cosa c'è di serio, di affidabile, dopodiché noi faremo valere la nostra disponibilità. Mi auguro che la Fiat faccia altrettanto, intanto magari cambiando idea e dichiarandosi disponibile a restare e poi comunque cedendo lo stabilimento e non ostacolando che l'industria automobilistica lì resti, perché noi vogliamo questo, che l'industria automobilistica resti, che quella sia un'industria in cui lavoratori, circa 3.000 tra diretto e indotto, che hanno imparato questo mestiere, possano continuare ad esercitarlo. Poi abbiamo fatto altre cose importanti e fondamentali, due disegni di legge che sono di vitale importanza per la Regione, li trasmettiamo immediatamente all'Assemblea perché abbiano, come dire, un percorso facilitato. Semplificazione burocratica e norme anticorruzione, ma ancor prima, perché è una grande emergenza, la legge sui rifiuti, una legge organica apprezzabilissima sulla quale crediamo di poter trovare un ampio, se non unanime, se non unanime consenso. E abbiamo istituito l'ufficio per la legalità. Se ne è tanto parlato, finalmente lo facciamo. Abbiamo affidato la direzione dell'ufficio alla dottoressa Giuliano, un cognome famoso perché non possiamo che ricordare che il padre fu vittima della mafia, eroico combattente contro la criminalità organizzata siciliana, contro Cosa Nostra, Boris Giuliano, ma al di là del cognome, che è importante, si tratta di un dirigente di ottimo livello che lavora presso l'ufficio legislativo e legale. Ha tutte le competenze per governare un ufficio che dovrà occuparsi di tante cose. La prima è intervenire immediatamente sui beni confiscati, perché se ne proponga un credibile impegno sociale e quindi un uso produttivo per impedire, perché noi siamo contrari, che questa legge dello Stato, che prevede l'alienazione di questi beni e l'impiego altrove, fuori dalla Sicilia, che invece ha diritto ad essere risarcita dai danni della mafia, gli utili della vendita di questi beni. E poi tutta la materia relativa al codice redatto dalla commissione del procuratore Vigna sulle norme che regolano il lavoro e l'impegno dei pubblici amministratori, dei dipendenti pubblici e poi, come dire, il monitoraggio sugli effetti e sull'impiego e sull'attuazione della legge antimafia, ad esempio, una vera e propria agenzia per la legalità che lavorerà in piena sintonia con le procure, con l'autority per i beni confiscati, che è stata affidata al prefetto Di Paggio, che è stato commissario dello Stato fino a qualche settimana fa in Sicilia, le forze dell'ordine, altre agenzie, che
nelle varie province si sono occupate di beni confiscati. Ecco, un centro di coordinamento perché ci sia una strategia unica nella lotta alla mafia.